inutile, perché tanto ce ne stanno veramente tanti e è un discorso troppo dispersivo. Poi volendo lo possiamo affrontare con una guida a parte, però tanto sostanzialmente i prodotti per i lavaggi sono olio, gli smalti per chi li usa, e poi c'è il prodotto, quello che io odio, della Tamiya col pennellino già dentro, che alla fine è uno smalto, però non lo preferisco rispetto agli altri, perché io utilizzo un pennello molto piccolo per i selettivi, e quello è il pennello che mi rimane un po' troppo grande. Allora, oggi ho provato ad affrontare nel gruppo un discorso un pochino contorto, perché spesso si sente parlare delle finiture tra lucido, opaco, satinato, però senza poi considerare un aspetto fondamentale. Quando portiamo la superficie a lucido con il trasparente, per renderla perfettamente lucida si danno mani su mani, oppure una mano abbastanza coprente, perché il trasparente lucido soffre dell'overspray, quindi della polvere, di un cono troppo ristretto, e si opacizza ai lati. Quindi, per ovviare a questo problema, bisogna dare una mano bella carica, bella piena di trasparente lucido, e in questo modo lo spessore del trasparente spesso aumenta rispetto a un opaco che comunque sia non spessorizza più di tanto la superficie. Che cosa accade? Che se le pannellature non sono ben incise, come in questo caso, i lavaggi non vengono, ma non perché la superficie è ruvida o meno, ma semplicemente perché diciamo, ecco, la pannellatura stessa tende a chiudersi, e chiudendosi non riuscite poi ad ottenere l'effetto, quello del pin wash, quando vedete che poi il colore si allarga sulla superficie oppure scorre all'interno delle pannellature stesse. Quindi io, in effetti, qua, quando ho visto la problematica, mi sono rinciso, ho abusato, nel senso, sono andato bene in profondità perché mi serviva. Però poi ho tirato fuori anche dei difetti che mi serviranno in altre occasioni, tipo qui, eccetera, eccetera. Questo poi ne parleremo in seguito. Quindi cosa ho fatto? Ho considerato la possibilità che le pannellature si chiudessero in parte per via dello spessore della vernice, e le ho ripannellate. Adesso vedremo che praticamente sia con i lavaggi a olio sia con i lavaggi ad acrilico il colore da questa parte non scorrerà né sul satinato, né sul lucido, né sull'opaco, ma paradossalmente scorrerà qui dove la superficie è completamente opaca, in questo angolo qua. Vediamo un attimo. Se qualcuno ha qualche considerazione nel frattempo. Ma io l'ho chiesto, oh, oddio, scusate, chi Vai. era? No, io l'ho chiesto oggi, ma non, perché sono volgarmente detto un cararmataro, apposta se queste tecniche si potevano usare anche, mi ha detto di sì, vabbè, perché io trovo enormi difficoltà, sarò io sicuramente che sbaglio i passaggi. Però vedo, ecco, molti mezzi, molte, con tutte queste, almeno con le piccole pannellature che ci sono nei carri o nelle macchine, ben fatti. E apposta, ecco, stasera non so se magari, boh, riesci ad accennarlo, perché quello, cioè, di solito so che queste robe vanno fatte Pronto? sugli aeroplani. No, allora, le Però. pannellature, cioè i lavaggi, cambia Saluto. la modalità, volendo. Che poi non è neanche detto, Ah. dei lavaggi sugli aerei rispetto ai carri. Perché? Ok. Perché gli aerei sulla loro superficie Non hanno l'ho sta. sentita. Sì? Maurizio, Maurizio, l'audio. Maurizio, l'audio.
Devo chiedere alla cortesia di Graziano se puoi riprendere un attimo. Stavo incespicando sul PC come hai trattato le pannellature prima di dare le luci. Mi Queste qui? sono perso qualcosa. Chi è che ha disattivato l'audio? Perché? Adesso Graziano è mutato. Che è successo? Aspetta che mi smuto. Eccolo. Ecco, a posto, mi sono smutato. Ma su quale delle due ali? Ali. Purtroppo stavo fugando qualcosa del PC, mi sono perso all'inizio di quando hai. Mi pare di aver capito che hai trattato, hai ripannellato, ho capito qualcosa di simile. Sì, allora, praticamente che succede? Che quando tu realizzi un modello, ovviamente per la scala 1.35 questa cosa è difficile che accada. Spesso e volentieri in prossimità delle, come si chiamano? Delle saldature, perché le saldature sono fatte in maniera molto fine fine, quindi praticamente quando vai a fare i lavaggi in quelle parti là, i selettivi, il colore non tende a scorrere perché? Perché è veramente poco in rilievo. Quando realizzi anche modelli in scala minore, quindi 1,48 e 1,72, sia tra gli aerei che tra i carri, ti può capitare che le pannellature non sono ben delineate, ben definite. Adesso non so se ve lo riesco a far vedere. Ecco, ad esempio qui, adesso te lo faccio vedere subito. LF18 Italeri. F15, Questo è l'F15 Talerisi. ah ok, non è, ah, no, per quanto mi riguarda non c'è bisogno di spiegare molto. Allora, se vedi Conosco la qua la situazione. pannellatura è interrotta. Cioè, si vede, ma è solo accennata rispetto a qui. Allora, che succede? Che quando tu vernici e poi metti il trasparente, se dai una mano piena di trasparente lucido per portarlo appunto al lucido per la messa delle decal oppure per i lavaggi, qui in questo punto sicuramente il trasparente non ti scorre, cioè scusami, il lavaggio non ti scorre, quindi ce lo devi andare proprio a mettere col pennello. Perché? Perché non è. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Perché praticamente cosa accade? Che non riesce proprio a trovare la linea, la pannellatura. Mentre qua sì, pure se è piccola, però ci riesce lo stesso. Stessa cosa accade qua. Però, guarda qui adesso, eh. Qui la pannellatura non si vede quasi per niente. Cioè si vede leggermente, ma non puoi fare i selettivi in quel punto lì. E questa ala è tale e quale a quella. Però l'ho ripannellata proprio per quel motivo. Poi sono andato troppo più a fondo perché mi serviva proprio come esempio per non sbagliare. Ho detto poi se vado troppo delicato rischio che non riesco a far notare la differenza. Quindi ho spinto un po' di più. Però grosso modo qui le pannellature sono tutte abbastanza evidenti, un po' come modelli che sono usciti negli ultimi anni, che hanno i dettagli ben definiti rispetto a quelli di qualche anno fa, soprattutto i Daleri. Quindi praticamente ricapitoliamo, che mi sono perso un attimo. Allora, adesso proveremo a vedere la differenza tra le varie superfici e come il lavaggio a olio si comporta su una superficie lucida, satinata, opaca. E vedrete che praticamente Scusa tranne Graziano, Graziano scusami, la differenza tra le due, quello che si vede di più, quindi hai usato un fondo lucido opaco, ma mi questa? sono perso, sì, è Allora, questa non è per quello. il fondo, questo praticamente è opaco, sopra come trasparente l'ultramatte, Sì. praticamente. E nonostante questo, se io vado a fare i lavaggi, il colore scorre tranquillamente nelle pannellature, ma perché? A prescindere dalla superficie, perché le pannellature sono belle definite. Sì. E la differenza tra questa e questa,
tra l'ala di sinistra e l'ala di destra, me la fanno solo le pannellature, non la Cioè, del finitura. fatto che l'hai ripannellata, l'hai rincise. Sì, le ho rincise. Perché? Perché Ah, ok. valutandolo, mi dava delle pannellature, seppure in negativo, troppo, come ti posso Troppo dire, fine, sì, no, lo conosco il kit, quindi in effetti ha rinciso in modo che il colore riuscisse a scorrere meglio quando hai fatto il lavaggio. Sì. Mo, a prescindere dal colore del lavaggio, che è molto accentuato, ma ho usato il nero proprio per farlo vedere oggi, perché si potrebbe usare anche... Grazie. Che bravo. cosa hai usato? Hai usato colore nero di guido oppure uno dei panel liner, No, quelli che si vendono? colore a olio nero. Ah, quello che voglio, ok, Sì, grazie. Ciao, prego. grazie. Ciao, ciao. Allora, vediamo un pochino se dall'altra telecamera la diluizione del colore a olio. Oh, questi qua di ammo già sono quasi diluiti, ma comunque siano scorrerebbero. Io solitamente uso il dorso, la parte superiore della tavolozza, e tendo a diluirlo fin quando non vedo quello che c'è sotto. Quando riesco a intravedere la superficie della tavolozza, allora mi fermo. Perché tanto Scusa, non con esiste. cosa lo diluisci? Trementina, scusami. Prego. No, scusa, grazie. Posso farti una domanda? Sì. Hai mai usato gli acquerelli o la tempera per le pannellature, per i lavaggi? Ho usato sia le tempere, gli acquerelli no, perché? Perché non mi piacciono. Anche le tempere, però il procedimento è più simile a quello degli acrilici. Quindi non so se tu usi lo stesso procedimento mio, quindi bagno la superficie dove mi interessa con dell'acqua e poi provo a far scorrere con un pennello fino il colore solo all'interno della pannellatura. Io usavo un procedimento, ho usato un procedimento diverso, spesso e volentieri, sia con la tempera che con l'acquerello. Coprivo totalmente la superficie, poi asciugavo con un fazzoletto di carta e rimaneva nelle pannellature. Sì, anche. Questo però ovviamente con una superficie bella lì lucida. Devi pensare che sono tecniche che si usavano 30 anni fa, quando tutte queste cose non c'erano. Ma anche adesso, cioè alla fine il procedimento è simile a quello degli acrilici. Bene o male sì. Ti ascolto volentieri proprio per quello, per imparare, nonostante Va la mia bene. esperienza, dato che non sono proprio di C'è primo sempre da piano. imparare, c'è sempre da imparare. Giustissimo. Allora, tornando a questo argomento qui, come potete vedere, qua il colore, nonostante la superficie sia uguale, non scorre manco per niente, cioè praticamente rimane tutto lì, mentre qui, vedete come scorre? Graziano, scusa, hai messo l'acqua No, 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 questo è olio e Ah, trementina. solo l'olio, avevo capito che avevi bagnato la superficie. No, Scusa, no, no, scusa. no, olio e trementina. La Ah. superficie è lucida qui. È asciutta. Sì, Ok, asciutta. ok, ok, ok. Però qua, mentre la pannellatura è ben delineata, però attenzione, io qui l'ho ripassata, perché se provo a fare la stessa cosa da quest'altra parte, il colore scorre, ma scorre in modo molto più limitato. Vedete? Nonostante la pannellatura sia bella profonda, stessa cosa me la fa qui. A parte che qui era già pannellato perché già avevo fatto delle prove.
però mentre qui su questa pannellatura il colore scorre dentro, in queste che sono appena visibili, no, perché non ci sono. E oggi, mentre parlavamo, io ho detto fate una prova, prendete del colore della trementina e posizionate una punta sulla superficie liscia e lucida, rimane qua. Fate la stessa cosa col colore su una superficie opaca, tende ad allargarsi di più col passare dei secondi, guardate. Poi ovviamente se fate in tempo la togliete anche, altrimenti rimane. E questa, che è sempre una superficie ultra opaca, guardiamo un po', vedete come scorre lo stesso. Quindi non è la differenza di finitura a far scorrere il colore, ma sono le pannellature. Poi ovviamente qua dopo diventa più difficile togliere il colore, ma vi assicuro che se la superficie è liscia riuscite a togliere sia che è lucido, sia che è satinato, sia che opaco. Quindi praticamente quando spesso non intervengo su Facebook, perché è un discorso molto difficile da dimostrare. Adesso sì, ci sono stati i presupposti, perché mi è capitato casualmente, io non faccio aerei, ho aperto sta scatola e ho trovato questa condizione qua, e quindi ho detto vedi, con queste pannellature sicuramente si verificherà questa condizione. In effetti è successo, perché in realtà io ho realizzato prima questa rispetto a questa. Graziano, perdonami, sono Paolo. Io invece so un aeroplanaro e anche cararmati in 35-32. Sì. E sull'opaco, no? Io ho provato tante volte, poi il lucido credo invece è stato il procedimento migliore, perché specialmente sui grigi, quando vado se vado direttamente sull'opaco e vado a fare le pannellature ad olio, purtroppo mi fa un filtro poi quel nero che do e mi va a rovinare all'ultimo, oppure mi va a chiazzare il grigio sottostante e non va più via. Bravo, lo sai perché questo accade però? Perché aspetti troppo, vero? Cioè tu aspetti un pochino che si asciuga il colore, perché se tu dai, ecco, prendiamo esempio da qua, no? Ecco. Mo prendo anche la stessa trementina che sto usando per diluire il colore, quindi anche sporca. Se tu vai a toglierla con un pennello pulito e abbastanza grande, un altro metodo io sì. Eh? Faccio un altro metodo, non faccio io. Il colore lo togli. Sì, ok. Aspetta. Però un po' di pigmento comunque rimane. Ecco che voglio dire. Sì, bravo. Allora un pochino rimane, però che cosa accade? Che se tu lo vai ad allargare su tutta la superficie, perché il trucco sta tutto lì, è una sorta di inganno all'occhio umano. Sì, ok. Mentre magari se tu lo lasci concentrato in questo punto qua si nota, perché noti la differenza tra qua e qua. Ovviamente che succede? Che se tu fai così comincia a essere problematica la cosa, guarda, no, ma neanche, aspetta, se viene un puntino così è un po' problematico, perché quando lo vai a togliere il colore è tanto, quindi o te lo giochi tutto in quel punto lì in modo da toglierlo, però già vedi, guarda rispetto a prima, l'alone c'è lo stesso, poi se fai in tempo, riesci a toglierlo, ma tra che lo togli sopra e lo togli sotto rispetto alla linea, rischi che un minimo ti rimane. E poi, siccome devi intervenire subito, la linea non ti risulta perfetta. Ecco, in questo caso si è addirittura tolto perché non ho guardato bene. Ecco perché. Quindi sicuramente per fare un certo tipo di lavoro è meglio la superficie satinata
lucida, sai, spesso quando si dice lucido si tende a pensare alla macchina, no? Però ci stanno varie gradazioni di lucido, diciamo così, varie intensità. E per quanto riguarda il modellismo nostro, lucido già è una superficie che riflette un po' di luce rispetto all'opaco. Un semilucido. Diciamo un KV50, dai, ecco. E a questo punto ti riesce più facile togliere il colore, l'eccesso, rispetto all'opaco. Però qui il discorso è diverso perché se questo avviene prettamente sugli aerei, quando vai appunto a coprire, quindi a dare mani piene di lucido, perché tra lucido e opaco obiettivamente butti più prodotto lucido sull'aereo per farlo venire con i riflessi, cioè che sia una superficie omogenea. L'opaco gli dà una mano abbastanza poco Sì, coprente. molto lucido perché aiuta la posa delle decal, poi è quello. Bravo, però devi valutare le pannellature, questo è il problema, perché altrimenti per fare lavaggi tu ti trovi in questa condizione qui a dover passare la riga ti puntino per puntino perché se no non scorre. Ma diciamo con le scale che uso io non c'ho mai problemi, perché nel caso le ho rovinate io carteggiando, ma le reincido prima, ecco. Bravo, ma questo è 1,48, non è Ah no, no, io 1,72. 48 non diciamo che non la uso proprio. Però è Quindi logico, su 48 e 72 è quasi, è logico. Due mani di vernice sono sparite. cioè, il colore non scorre e non si attacca, questo sì, però comunque sia bisogna stare attenti alle pannellature. Questo era il discorso principale. Ok. Adesso vi faccio vedere per quanto riguarda invece i lavaggi con l'acrilico, perché alcuni mi hanno chiesto: Grazia, ma come si comportano i lavaggi con l'acrilico? Allora, secondo me non ne vedo la necessità, perché comunque sia sono più difficoltosi rispetto agli oli. Tendenzialmente sporcano di più la superficie. Quindi questo è un lavaggio ad acrilico. Scorrono come gli oli? Sì, volendo sì. Ma come abbiamo detto per le tempere, bisogna utilizzare una certa tecnica, che è quella di bagnare la superficie. Anzi, conviene prima diluire un po' il prodotto perché sennò. Ciao Graziano, intanto buonasera a tutti. Oh, ciao Pietro. Dici che lo stai bagnando con cosa? Scusa, che Acqua. mi No, sono perso. Acqua, ok, scusami. figurati. E poi comunque sia tendenzialmente scorre, però se, come detto prima, la pannellatura è poco profonda, tende ad allargarsi. Questo lo fa anche il colore a olio. Se mettete la trementina tutto intorno alla riga, alla linea, e quindi poi va pulito. Però tendenzialmente potete farlo comportare come un colore a olio. Ho tolto gli eccessi. Però rispetto al colore ad olio sporca di più, lascia più residui. Questo perché? Perché se voi lo vedete, adesso lo faccio asciugare sulla tavolozza e vi mostro la differenza tra un lavaggio acrilico e un lavaggio a olio. Praticamente una volta asciutto rimane molto pigmentoso, cioè si vedono proprio le particelle di pigmento rispetto all'olio che crea una patina. Lo faccio asciugare e dopo lo vediamo insieme.
Avete domande? Nel frattempo questo asciuga, così vediamo la differenza. Graziano, scusa, ciao, sono Walter. Ciao Walter. L'acrilico peraltro si asciuga anche prima, quindi lo riesci a correggere meno dell'olio, se non sbaglio. Su, cioè, una superficie, su una superficie lucida lo riesci a portare via tutto insieme. Ah, ok. Anche cioè, dopo che si è asciugato. Lo lavori con quanto, come l'olio, insomma. Sì, allora, adesso non so se la, se la formulazione di questa è differente dagli altri, però anche quelli della True Art si comportavano così. Ora non conosco quelli della Valleo e di altre marche, però bene o male si comportavano tutti così. Guarda, adesso vedo se riesco a portarlo via, perché con un fazzoletto... ovviamente entra la pannellatura, è un po' difficile, però vedi già gli aloni intorno non ci sono. Vediamo che si asciuga. No, forse già si comincia a vedere. Sì, aspetta che qua c'è l'acqua. Riesce a mettere a fuoco, sì. Allora, questo è l'acrilico, più di così non va, però se voi lo vedete da vicino c'ha tanti micro puntini, cosa che l'olio non fa, cioè rimane comunque più compatto e forma intorno alla... Questo ovviamente può capitare anche nelle pannellature, tende a raggrupparsi in alcuni punti, quindi magari ottenete una linea un po' più discontinua rispetto al colore a olio. Quindi per me è nettamente migliore l'olio. Allora, qui si è asciugata. Vedi, potrei fare una domanda, ragazzi? Sì, certo, anche due. Allora, io mi sono trovato molte volte con dei modelli che magari le pannellature ci c'erano, però sì. Alcune volte anche facendolo scorrere non scorre magari molto più, diciamo, profondo. Alcune volte mi hanno detto che magari potrebbero essere di nuovo rincise, anche se ci sono, perché magari non sono, magari non sono molto profonde. Ma le pannellature, dici, no? Sì, alcuni modelli mi hanno detto alcune volte ci sono, ma se proprio non scorre dovresti rincidere alcune volte un po' più di più. Potrebbe essere la metodologia prima, adatta secondo te. Lo devi fare prima di verniciarlo, però. No, prima di verniciarlo, cioè prima di verniciarlo, certo. Tu dovresti ripannellarlo prima. Sì, quindi anche se le pannellature ci sono, alcune volte magari sarebbe buona cosa magari rivederle. Appunto, allora lì dipende, perché puoi anche... Perché questo mi è capitato anche sulla scala in 48, non solo in quella in 72. Sì, ma guarda, questo è in 48, però quello dipende anche dal tuo modo di lavorare, perché come ho detto prima, ci sono modellisti che tu li vedi, diluiscono il colore a olio o quello che sia e tirano una linea lungo tutta la pannellatura. Poi una volta asciutta vanno delicatamente con una spugnetta o con qualche altra cosa che comunque tiene la forma e si portano via gli eccessi e gli lascia comunque una pannellatura abbastanza definita. Quindi anche quel metodo è piuttosto valido, anche se per me è un po' sporco. Cioè io preferisco delle linee così. Forse sì, so... più delineate, più lineari, sì, certo. Comunque. E ci sono alcuni che per esempio fanno anche, cioè sporcano proprio tutto il modello poi, che poi dopo vabbè, lo fanno a ripulire. Però sì, è così, fanno proprio così. Da quel punto di vista... bisogna un po' contestualizzare, qualche volta l'ho fatto anch'io e c'erano dei motivi. Questi metodi aiutano, specialmente ovviamente dopo che lavaggi li fai dopo le decas, anche un po' per uniformare quello che è lo sporco generale della superficie dell'aereo,
con uniformità delle decals. È una tecnica molto usata per determinati tipi di, non di aerei, ma in, spesso in base alla referenza fotografica che si ha. Cioè, chi fa quel tipo di lavaggio con l'aereo non lo fa prescindere, ma lo fa in base alla situazione. Sì, sì. Ecco perché dico, comunque è abbastanza valido. Tu calcola pure che alcuni aerei sono pieni di rivetti, in questo caso sono positivo, ma parecchi ce l'hanno in negativo. E quando ce n'è tanti, vatti a metterli a fare puntino, 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 puntino. Ma infatti quello che dice Roberto, si fa quel tipo di lavaggio, diciamo, totale. Io l'ho fatto per esempio negli aerei con mimetizzazione, con camouflage chiaro, uniforma anche il camouflage, questo sporco generale, diciamo. Sì, e fa da filtro quasi. Quindi spesso aiuta anche nell'overspray quando si fa la mimetica a mano libera, o per amalgamare una mimetica a linea netta che magari risulta troppo netta. Posso fare una confidenza, Maria Cristina? Ma anche se ha una mimetica più colori, in questo modo dà una specie di uniformità generale, pur mantenendo chiaramente i colori diversi, no? Perché crea una sporcatura uniforme dappertutto. Sono soggettive tutte quante, che non mi interessa. Sono tutti muti. È successo. Aspetta che... La Gestapo. Sei muto, Graziano. La Gestapo. In realtà una volta si facevano le pennellature a china e poi con Baduffo di A si facevano quante rapidograf, quando Rotgren si chiamavano, una cosa del genere. Ce l'avevano una, l'ho ricomprata a peso d'oro, questa penna a china. Sì, vero, sì. Vero. Sì, è vero, anch'io usavo il rapidograf. Poi con un dischetto da trucco bagnato si fanno anche le sbuffate del bene. Ho il pennino da china. Ma tanti anni fa però. Ma io l'ho ricercata e l'ho trovata da poco, proprio dentro uno scaffale del negozio, tipo, però l'ho trovata. Purtroppo fanno solo il nero, non fanno un bel seppia che sarebbe più ideale per fare i lavaggi. Ecco. Esatto. Una volta costavano un'enormità i rapido da suo tempo. Ma anche adesso. Peggio della Ropenna. Vabbè, ma dei metodi ce ne stanno tanti, poi guarda, concorrono tutti quanti a diversificare i modelli gli uni dagli altri, quindi ti dà anche ti restituisce un effetto differente, questo aiuta parecchio. Il pennino da china. Sì, anche il pennino con la china. Che poi qualche azienda adesso l'ha ritirato anche fuori. Li ho nel cassetto degli utensili. Eccolo qua. Pennino e liquido Winsor & Newton. L'ho usato una volta, mi sono arreso. Non ho capito niente. Gattiano, che questa dimostrazione sull'opaco sarebbe stata interessante da far vedere a molti aeroplanari. Molti aeroplanari, sì, perché sì. Molti che fanno aerei, che iniziano, arrivano a fare i lavaggi e non capiscono perché il lavaggio non scorre. E ogni volta stiamo lì a spiegare che se si insiste troppo con primer, colori, mimetica, poi lucido, la pannellatura si tappa e non c'è niente da fare. Sì, ma in effetti è proprio quello il discorso. Aeroplanari più navigati trattano gli aerei un po' come noi trattiamo i carri. O si scelgono i kit che sanno benissimo che quando le pannellature così o non lo comprano, oppure se non c'è scelta lo comprano e lo ripannellano direttamente. Ma direttamente ecco perché magari non si vede molta gente che fa lavaggi sull'opaco. Scala e marca è direttamente proporzionale alla qualità del modello e alla scala, però questa cosa purtroppo. Sì, ma sì, relativamente, sì. Io per esempio ho comprato dei Asegawa che facevano pena da questo punto di vista, lo sai, ho dovuto reincidere. L'SU-27 per esempio in parte ho dovuto reinciderlo. Sì, 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 sì. Vabbè, ma Asegawa. Hai detto bene tu, dipende da... Non credo sia tanto la marca, ma dipende anche dall'anno dello stampo, da diversi fattori. Academy, per esempio, molto sottovalutati, negli ultimi 10 anni sta tirando fuori dei signori kit.
per gli aerei, ma anche i galli. Il poi c'è Edward, che praticamente tutti i kit nuovi sono completi di rivetti e sono fantastici, perché rimangono comunque, i lavaggi rimangono in tutti i rivetti, anche sì, leggeri, ma non so se avete avuto modo di vederlo dal vivo, sì, di farlo no. No, diciamo quegli ultimi dei gli ultimi 5-6 anni sono favolosi. Sono migliorati tanto. Scusate. Quindi, Graziano, tu consigli sempre di reincidere se possibile e di applicare comunque una mano di trasparente, se sto capendo bene. Allora, quello che consiglio io è valutare lo stampo prima di lavorarlo e se c'è l'esigenza rinciderlo leggermente, non come ho fatto io, che a me serviva come dimostrazione, ecco, un pezzo dimostrativo. In caso non si ha voglia, giustamente, perché dici non mi vado a ripannellare tutto un modello perché è un lavorone, cercare quantomeno di evitare, perché poi è il problema principale non è stato tanto il colore, è stato il trasparente, perché il trasparente, io capisco le decal e spesso e volentieri su un aereo ce ne vanno tante, perché ci sono dei soggetti che hanno veramente tante decal, però lì devi trovare un compromesso e quindi dici ok, allora casomai tendo a mettere il trasparente solo in prossimità dei punti dove vanno le decal, e cioè anche se lo metti e dici vabbè, a me non mi interessa nulla, le pannellature saranno meno evidenti, vado a tirare delle linee lungo le pannellature col colore a olio o con lo smalto, una volta asciutto lo vado a togliere. Sono approcci che quelli vanno valutati poi di volta in volta, quindi non c'è una linea guida unica, ecco. Come ti dicevo prima, dato che forse sono nonostante tutto sono il vecchietto del gruppo, dato che tra un mesetto saranno 55 anni di modellismo. Auguri in anticipo. Sono abituato a tecniche molto vecchie che non parlavano di applicazioni di trasparenti neanche prima delle decals. Ok. Quindi, ragazzi, io sto imparando da voi. Nonostante forse abbiate visto alcuni miei lavori che ho... Sì, sì, ma guarda, io penso che c'è sempre da imparare, sia a prescindere dai prodotti che dalle tecniche. Quello che mi sono sempre chiesto una volta, è vero, non si usava il trasparente, però dai libri che ho avuto modo di sfogliare, libri degli anni 80, i primi anni 90, l'effetto silvering c'è, non si vedeva spesso sui modelli, non si vedeva. Mo non so se è merito delle foto oppure... Guarda Graziano, una delle tecniche che si usava in quegli anni era che sfregavi prima di mettere le decals, sfregavi il modello con un panno di lana. Ah, okay. Se ci provi diventa lucido. Lucidava. Per cui tu hai risparmiato lo spessore del trasparente e hai una superficie che è già pronta per le decals. Quindi o con un pannellino oppure con un... Adesso alcuni usano, però bisogna stare molto attenti, perché se il trapannino, usano il trapannino con quelle punte con la lana, sì, soltanto lì bisogna i feltrini, ma bisogna stare attenti perché se gira troppo veloce te lo fonde il modello.
Sì. Comunque, fregandolo con la lana, diciamo, c'erano molti meno dettagli fini, come foto incisioni, eccetera. Questa è una tecnica che è pericolosissima perché hai i dettagli fini appiccicati sul modello. Però stava la lana. Di lana non la conoscevo. Sì, si usavano le canottiere di lana, tagliavi un pezzo, sfregavi fino a quando il modello diventava lucido o semilucido, poi alla fine magari usavi la lacca quella per i capelli opaca per opacizzarlo, perché allora non esistevano granché di prodotti. Ti dirò, la lacca si usa ancora adesso, io la uso ancora adesso, soprattutto sui parabrezza quando voglio dare l'effetto pioggia. Ti crea una velatura particolare che dà... La riesci a trovare ancora adesso, la lacca opaca? Si trova ancora nei supermercati. Un'altra tecnica per evitare di avere uno spessore di lucido troppo alto, mi ha detto Fabio Marini, era semplicemente di utilizzare il diluente del quello che si usa per fare i lavaggi, mette direttamente il diluente, lui usa solo i vernici Tamiya di base, e praticamente tu vai a bagnare leggermente e poi ci metti il colore che usi per il lavaggio e effettivamente il risultato c'è. Ovviamente è un azzardo, per quello che diceva prima Graziano, ovviamente. Sì. No, a me interessa queste cose di alcune tecniche che si usavano una volta. Proprio perché mi sono sempre chiesto, in passato tante cose non c'erano e comunque bei modelli ne ho visti, quindi praticamente, anzi paradossalmente, vedo più silvering adesso che dai libri degli anni 90, ecco, nonostante magari non utilizzavano il lucido. Ma sai, credo che le vernici dell'epoca risultassero anche più resistenti per abrasioni e quant'altro. Per essere lucidate. Esatto. A proposito di silvering, no? Io uso da poco tempo un prodotto della Daco per le decal, che le piega in un modo proprio... L'ho preso dall'America. Ci sono tre versioni. Daco. È un prodotto, credo che sia l'acido acetico, pertanto molto forte. Ho piegato delle decal molto estese su, addirittura rientrano nelle pannellature, diciamo, nelle incisioni le decal, per quanto lo squagli a tal punto che... Ma un po' tutti i decal soft sono a base di acido acetico. Io sono da una vita Microset e Microsol, mi adagio a decal. Sono più forti? Ma non lo so, diciamo che fino adesso non ho avuto motivo di avere dei decal soft più forti. Con Microset e Microsol mi sono sempre trovato bene. Alcuni kit hanno delle decal che sono proprio del ferro, Non sono le carte, diciamo. Sai cos'è? Io faccio aerei come magari molti di noi qua faccio i carri. Spesso e volentieri delle decal ne compro anche aftermarket, perché sono di base e quelle dei kit fanno cagare. Come quando fai un carro per i cingoli in vinile, li butti e magari ti compri un'alternativa, che siano quelli Friul, Mini, Art. Se fai un aereo ogni tanto così per farlo, quello che capita lo fai. Però se fai aerei come un aeroplanaro, magari come io, Graziano, Fabrizio e altri, facciamo i carri, fai delle scelte di aftermarket anche lì. E spesso una delle prime cose se fanno cagare sono le decal. Quindi magari per quello non sono mai stato più di tanto a cercare di risolvere questi problemi. Ma sai, Roberto, che ormai... Anche perché oltre che spessore, spesso sono anche sbagliate come dimensioni, colori. A volte lo spessore è l'ultimo dei problemi in questa regola. Diciamo che ormai la maggior parte di kit se ne fa stampare proprio da questa italiana Cartograph, e all'ultimo sono anche di qualità, ecco. Ci sono certi fogli decal che sono 300 decal. Sugli aeroplani io dico... Forse sarò un bastian contrario. Do tutto lucido perché è pieno di stencil tecnici. Addirittura adesso io li verticio direttamente, gli stencil sono un'altra cosa. No, anch'io. Per me quello che ha fatto Graziano è stato ottimo per far capire quali sono a volte i limiti degli aerei quando sono magari kit economici oppure vecchi.
però io sono un fautore del fatto che le superfici lucide a supernature ben incise è il modo più comodo per fare lavaggi su assolutamente sì. Assolutamente sì. Però questa cosa che ha fatto Graziano per me dovrebbe essere scuola per far capire ai neofiti che a volte, a seconda di quello che abbiamo sotto mano, bisogna andarci cauti. Quando uno inizia, poi va per la sua strada, poi magari trova anche da solo il metodo che gli è per consono. Ecco, sì, sì, sì. Ma più che altro lo sai perché? Perché è un indirizzo questo, è un indirizzo. Ormai è risaputo che la superficie liscia, o meglio, lucida o satinata, aiuta per i lavaggi. E quindi tutti quanti ti consigliano questo metodo. Però c'è un problema. Il neofita, purtroppo, cosa fa? Innanzitutto già litiga con l'aerografo e con i colori, ma soprattutto litiga con il lucido, perché vede soprattutto la superficie che non è perfettamente omogenea, perché non capisce che magari deve aumentare la pressione oppure aprire di più il trigger, quindi il puntale dell'aerografo, e dare una mano piena, eccetera eccetera, e quindi continua a spruzzare sopra. Infatti vedi questi modelli glassati, poi va a fare i lavaggi e praticamente il colore gli rimane lì e pensa ancora che è colpa del trasparente, senza ragionare sul fatto che invece è colpa della superficie del modello stesso. Praticamente ha affogato le pannellature. Sì, le ha parate, è piano il modello. Perché il trasparente purtroppo devi indovinare quello buono e saperlo diluire. Ecco. Sì, anche. Temperatura e umidità esatta, non in una giornata caldissima e neanche freddissima, ecco, per quello. Oppure ti compri il custom service, non devi diluire, te ne fidi la temperatura, lo spruzzi e il gioco è fatto, guarda. No. Mi hai letto nella mente, Robby, lo stavo dicendo anch'io, guarda, custom service, trasparenti, problema risolto. Diversi nella coppetta, spruzzi, non devi pensare a niente. Io, mi trovo molto bene con da quando ho provato l'acqua gloss di Alclad e anche il Gosi Agent di AK, quello col boccetto verde, che servirebbe per aumentare la lucidità, però va benissimo anche come trasparente. Non ho più problemi perché avevo un po' fastidio nella diluizione, invece quelli lì sono già pronti, li metti giù, ci vogliono poche mani per coprire bene, e poi anche lavi l'aerografo anche con l'acqua, in realtà. Sì, sì, sì. Sono pronti all'uso, ecco. Allora, vediamo un attimino. Dicevo, per la diluizione è piuttosto semplice, perché si aggiunge mano a mano, io uso una siringa, ma va bene una pipetta o qualsiasi altro arnese che possa prendere il prodotto dal flacone e metterlo dentro la tavolozza. Grazie, scusa un attimo che mi sono perso un pezzetto per un attimo. Ma per ciò che riguarda il discorso che ho fatto prima, no? Ma cosa tu personalmente consigli in questo caso? Perché ho capito, insomma, che gli oli sono la soluzione migliore, ma consigli questo qui, l'oil brusher che stai usando, oppure l'olio quello normale nel tubetto? Allora, quale dei due hanno più resa? Cioè, per me è indifferente, un prodotto vale l'altro. Per comodità io uso questo perché magari ho quella mezz'oretta di tempo, all'improvviso dico ok, adesso faccio i lavaggi lì in quel punto, oppure devo fare un'altra cosa e ho quel prodotto lì, lo prendo, lo metto nella tavolozza e dopo lo uso, mentre con quell'altro, con i colori a olio classici, dovrei valutare bene le tempistiche. Anche lì è relativo, perché volendo io l'ho preso anche dal tubetto, dal tappino, messo nella tavolozza e utilizzato lo stesso, cioè, non è quello il problema. Quindi gli oli per me sono tutti uguali, poi
ci sono alcuni che sono migliori per quelle caratteristiche, come abbiamo visto l'altra volta, ad esempio gli oil brusher non vanno bene quando vai a fare determinati effetti, come ad esempio le, come si chiamano, non mi viene il termine, i punti di luce, lumeggiature, bravissimo, non mi viene il termine, e lumeggiature, perché essendo poco coprenti non ti permettono di, o meglio il pigmento anche è troppo diluito, non ti permettono di avere quella zona bella netta e compatta rispetto agli Abtelung o altri colori a olio. Tutto qua, quindi è abbastanza variegato il discorso. Ok, grazie. E ci mancherebbe. Quindi tornando alla diluizione, ecco, così già va bene, perché come vedete... Graziano? Sì? Poi si può usare la trementina per questo colore trementina. Olio? No, visto che il prodotto suo come casa... No, è sempre trementina. Però è sempre trementina, okay. Quindi si trova... Ok, perfetto. Sì, grazie. Sì, puoi usare la classica trementina... quella allora qui pure ne abbiamo parlato in passato. Praticamente cosa accade? Che la trementina che si trova nel brico potrebbe andar bene fin quando poi magari non interagisce col colore o col materiale che sta sotto e quindi rovina la verniciatura e il modello stesso. Quindi quello sta a voi prendere questa decisione. Io in passato ho usato anche la trementina dei treppini, come si chiamava, adesso non ricordo neanche più. L'ho accantonata a parte per l'odore, ma perché alcune volte dovendo ad esempio fare le colature di sporco e quindi insistere un po' di più col pennello mi portava via il trasparente. Ora non dico che sia colpa della trementina, perché può darsi pure che sia colpa del trasparente, però fatto sta che per evitare questo problema uso questa qua. Fino adesso uso solo questa qui perché ho trovato il prodotto che per me va bene, poi ognuno ha le sue preferenze. Quando poi si fanno i selettivi piuttosto che i lavaggi generali, il pennello deve essere fino. Poi ci sono anche altri pennelli, tipo quelli che si usano in nail art, che sono lunghi, che hanno una punta lunga, così anche, ecco, ma adesso non ce l'ho sotto mano. E li vendono anche alcune aziende di modellismo a un prezzo piuttosto contenuto, però io continuo a preferire questo perché la punta rimane più dura e non si piega e riesco a essere più preciso. E in teoria andrebbe scaricato leggermente sul fazzoletto prima che è messo sul modello. Poi quello dipende anche dalla diluizione per valutarla, però grosso modo così già dovrebbe andare bene. Ma usi sempre un colore nero? No, questo è per farlo risaltare di più. Ok, ma di solito nella tua norma? Di solito tu usi per fare i lavaggi così? No, per evidenziare i pannelli? Non c'ho un colore preferito. Perché? Uh-huh. Perché in realtà io i lavaggi sui mezzi militari li faccio anche in funzione di tutto il processo di invecchiamento. Cioè, se devo... ammettiamo che è una gamma a tre toni nato, quindi verde, nero e marrone. Obiettivamente, diciamo che un colore unico lì come lavaggio non va bene, perché dare ad esempio il nero sul nero è inutile, così come dare un marrone scuro sul nero è inutile. Stessa cosa sul marrone, perché non si vedrebbe quasi niente. Quindi cosa faccio? Mi ragiono già partendo da un principio che è quello dell'invecchiamento. Quindi
nelle pannellature rispetto agli aerei si depositerà la polvere, perché nei pannelli stessi sono diversi. Diciamo il carro, i pannelli dove ce l'ha? Ce l'ha o sul ponte motore, oppure qualcosa in torretta e qualcosa sulla parte anteriore dello scafo. Spesso e volentieri sono portelli, quindi portelli di accesso, oppure areatori e via discorrendo. E sono punti in cui si deposita lo sporco, perché anche quando vengono lavati poi, non è che vengono lavati con un'auto e quindi passati sotto le spazzole oppure strofinati bene con la spugna e passato tutti i prodotti eccetera eccetera. Lì bene o male hanno questi specie di scopettori giganti, lavano come possono, però lo sporco poi tende a sciogliersi con l'acqua e se va a depositare nei punti, appunto nelle pannellature, nei pannelli. E a quel punto io il lavaggio come lo faccio? Già col colore della terra, quindi sul marrone vado con un sabbia, sul nero vado anche lì con un sabbia e sul verde tendo a prendermi un marrone più scuro. Ragiono in questo senso qua, non parto più col principio di fare lavaggi scuri solo per mettere in risalto le pannellature. Le pannellature, i rivetti, i bulloni e quello che c'è sul mezzo militare, li metto in risalto innanzitutto con un colore molto più chiaro rispetto alla base, ma poi andando, anche lì poi è relativo, perché se so che devo andare a fare un lavaggio chiaro per via dello sporco, il rivetto, il bullone in quel punto lo lascio scuro, in modo tale che c'ha contrasto. Se lo schiarissi ulteriormente il contrasto sarebbe inferiore e quindi da lontano risulterebbe meno. Però questi sono approcci particolari che magari sono miei personali e non collimano con i vostri, quindi è una cosa un po' particolare e lo vedremo la prossima volta, perché appunto sul mezzo militare ci sarà un ragionamento differente. Quindi la diluizione, bene o male, è piuttosto semplice. Il colore, diluendolo troppo, non ci sarebbero problemi, perché comunque si vedrebbe lo stesso. Diluendolo poco, al contrario, ci sarebbe il problema di cosa? Che sarebbe troppo marcato, come in questo caso, quindi si vedrebbe la differenza. Oppure, quando lo andrete a depositare, accadrà questo, come ho fatto vedere prima, il puntino brutto, e a seconda della superficie, se lucida o meno, sarà di più difficile eventualmente toglierlo. Quindi se il colore sarà poco diluito, come in questo caso, vediamo un pochino, ecco, farà un pallino così anziché andare in tutte le fessure, in tutti i pannelli. Poi per toglierlo, se si aspetta un po', si rischia di impiastricciare tutto. Domande sulla diluizione? No, io più che sulla diluizione avrei una domanda, non so se è pertinente, ma a questo punto il famoso panel line della Tamiya, sì, l'utilità qual è? Perché io, da quello che sto vedendo, avendo il prodotto, avendolo provato, però sto vedendo pure adesso, cioè per me utilità, a mio parere, zero, perché questa è 100 volte meglio. Poi è per farti spendere più soldi. Sì, infatti. Ma no, è uno smalto già diluito, già pronto, per chi non si può comprare colori a olio usa quelli, punto. Cioè è efficace pure quello, è uno smalto diluito, punto. Il colore smalto da mia diluito, punto. E quindi penso che sia più un inchiostro che uno smalto. No, è uno smalto, no. Se ti vai a leggere la tabella esterna è una filosofia smalto, differente quella lì, perché i giapponesi li usano per
solo per accentuare la, le pannellature, il, più che altro la linea della pannellatura, ma non per lavorare il colore, mentre se usi oli in effetti esatto, una lavorazione un po' di tutta la superficie, invece loro lavorano molto puliti, no? Piatti, pannellatura molto grafici. E poi, le pannellature di questo tipo qui sono usate moltissimo da chi fa i Gunpla, tutti quei modelli, e lì proprio c'è il top delle pannellature, degli artisti delle pannellature, perché deve essere, come dire, molto grafica come effetto finale, non è un effetto pittorico, è un effetto grafico, per cui questi contrasti molto sì, molto da illustratore grafico, esatto, come quelli che negli anni 80 erano usciti, che usavano appunti rapidograf per fare bravissimo, la pannellatura, e stessa cosa 01 e vinceva i campionati. I Tamiya io li ho, però li uso quasi niente. Sono degli smalti diluiti, però sono molto grassi, nel senso sono molto pieni di pigmento, molto benissimo. Quindi a volte possono avere il loro perché, magari quando puoi creare molto deposito, per esempio sui pozzetti degli aerei, per lavaggi sulle pannellature, a me non piacciono neanche, dico la verità, perché sono troppo finti. Vanno molto per chi fa i Gundam, quello sì. È un po' come un altro, secondo me non è né da demonizzare né da perdere A proposito della diluizione degli acrilici, però quell'effetto che ha detto prima Graziano, che rimangono i vari puntini dove il pigmento si concentra, perché è proprio il problema della diluizione con acqua. L'acrilico, per essere diluito, no, non è soltanto, sì, tutti quanti i colori fondamentalmente sono un pigmento con un supporto, con un medium che li supporta. Nel caso degli oli è l'olio, nel caso degli acrilici è una resina acrilica. Se noi li diluiamo con l'acqua andiamo a rompere la rete che fa questo medium, per cui i pigmenti non rimangono incastrati come se facessimo piccole caselline e metto una pallina di pigmento in ogni piccola casellina. Quando utilizzo troppa acqua, questa retina si rompe e i pigmenti tendono ad addensarsi in piccoli nuclei. Per cui se vuoi utilizzare gli acrilici per fare le pannellature, invece di diluirli soltanto con l'acqua, o utilizzi il diluente, per esempio, specifico della marca, oppure, per esempio, Valleio ti dà un diluente proprio specifico, oppure utilizzi quelli che vengono chiamati i medium glaze, che contengono anche un tensioattivo che ne favorisce lo scorrimento. Io in più ci aggiungo un po' di retarder, perché così ho più tempo per eventualmente correggere eventuali sbavature. La differenza rispetto agli oli è che in un'ora è tutto asciutto, è tutto fatto, e poi quindi vai, è un po' più veloce come cosa. Certo che ma non c'è qualcuno pericolo... di glare. Ci siamo? Pronto? Sì. Scusa. Ecco. Questa è la differenza è soltanto questa qua. Gli oli hanno un tempo di asciugatura decisamente più lungo e ci puoi lavorare anche il giorno dopo, e quindi ti può permettere di fare quello diceva Graziano, il blending, cioè no, andare a mischiare, e quindi ti dà delle sfumature meno grafiche, meno precise, mentre invece l'acrilico però nell'arco di mezz'ora è tutto asciutto, e quindi se vuoi andare avanti con altri processi c'ha la rapidità al suo tempo, però devi usare i glaze medium e il retarder, in questo modo scorre benissimo, non te fa malloppi e c'hai almeno 20 minuti di tempo prima che si asciughi per poterlo pulire tranquillamente. Retarder e glaze medium. Ok. Ma non c'è pericolo che interagisca poi col colore? No, perché una volta che asciughi, allora, questi prodotti che tu metti dentro sono neutri, non cambiano il pigmento, rimangono lo stesso, quindi il colore rimane lo stesso. Aumenta
più metti il glaze medium e più aumenta la trasparenza. Sì, sì, sì. Ma a differenza dell'acqua, quando metti tanta acqua, è vero che aumenta la trasparenza, ma va a rompere il reticolo acrilico che va a tenere imprigionati e fermi i pigmenti. Ecco perché poi tende ad agrumarsi, sì, quando sì, lo diluisci sì, troppo sì, con l'acqua. No, quello mentre lo, bene o male lo so, perché non ho, tendenzialmente non diluisco mai con l'acqua gli acrilici. Però mi sono sempre chiesto una cosa, perché io i prodotti lavaggi acrilici in realtà li uso poco e niente, anzi non li preferisco. Meglio gli oli. Ma è un'abitudine alla fine, non credo. Ma non so, ma poi soprattutto per noi che facciamo carri, cioè ci dà questa possibilità di sfumare, di allungare, di andare a creare non soltanto l'aspetto grafico della separazione dei vari pannelli, ma gli dà un po' più di sporco da una parte, un po' meno di sporco dall'altra, cioè sono molto più malleabili, li usi veramente meglio. Per chi fa gli aerei, per vedere che può fare un aereo abbastanza pulito e netto, l'acrilico, te devo dire, funziona bene ed è abbastanza rapido, gli smalti ancora di più. Sì, sì, sì. Ma gli smalti sono tossici e compagnia bella, fanno male, ti fanno il cancro e compagnia bella. Graziano, sì, parlando dei lavaggi dei lavaggi per le pannellature con colori diversi, sì, qui parlavi dei carri armati, mimetizzazioni marrone.